Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi facciamo l'unboxing del kit di giugno di Planners Anonymous che si intitola appunto Gateway. Prima di cominciare a spacchettare il tutto, però volevo fare una piccola premessa. Vi sarete accorti che manco ormai da un mese dal canale. Niente, volevo spiegarvi un attimino cosa è successo. Non è successo nulla di grave, non preoccupatevi. Soltanto è stato un periodo per me veramente stancante. Veramente arrivavo a casa tutti i giorni molto stanca. Sarà anche per il caldo, non lo so. Comunque è stato un mese veramente pesante. Non avevo voglia di fare nulla e non avevo neanche l'ispirazione per creare. Infatti, non ho proprio neanche decorato l'agenda, quindi il mese di luglio proprio zero. E non avevo neanche voglia veramente di accendere il PC per editare i video, caricarli, zero. Proprio, è stato proprio un mese molto fiacco. Poi ho dovuto fare anche un esame un po' particolare, un po' invasivo, che però è andato tutto benissimo, sto benissimo. E niente, quindi ho deciso proprio di prendermi una vacanza e quindi non ho proprio più pubblicato niente. Diciamo che ho anche seguito poco il mondo di YouTube e anche quello di Facebook, infatti, e anche su Instagram. Infatti, anche su Facebook nel mio gruppo non ho partecipato molto ultimamente. E anche su YouTube ho perso un sacco di video e spero che adesso le cose si sistemino un pochino. Intanto parto con il video dell'unboxing di Planners Anonymous, lo so che sono in ritardo, però lo facciamo adesso. Anzi, ho già ricevuto anche il kit successivo, per cui poi farò a breve anche il video del kit successivo. Perfetto, quindi io partirei subito con mostrarvi il kit. Il kit di giugno è tema Gateway, quindi un po' tutto sulle vacanze, sul mare. Qua abbiamo il solito bigliettino appunto di ringraziamenti dove descrivono un po' il kit e appunto c'è la ragazza principale del kit e questo qui non andrà mai mai buttato. Partiamo poi con le carte. I fogli sono sempre in formato A4, fronte e retro. Questo è il primo e il retro è questo con i fenicotteri e i fiori tropicali. Poi abbiamo questo con le foglie e le noci di cocco. E il suo retro appunto sono le palme. Poi abbiamo questo con tutte le cartoline, le fotografie e il retro, questo bellissimo paesaggio sul mare. Le carte speciali abbiamo il vellum che come potete vedere è praticamente come l'ultima carta, però appunto è trasparente perché è su vellum ed è veramente stupendo. Immaginatela anche questa come una dash, stupendo. E poi abbiamo l'acetato che è in foil oro con tutte le foglie tropicali. Adesso io lo metto così di modo che riusciate a vederlo senza riflessi. Vedete, però è oro, molto carino. Passiamo poi agli washi e anche qui usiamo questo foglio così ve li faccio vedere. Abbiamo lo washi quello più grosso, dove c'è appunto questa spiaggia con la ragazza in foil oro che fa il bagno. Poi abbiamo questo con i fiori tropicali, il fenicottero e ovviamente un particolare in foil. E quello più piccolo è con questi colori sfumati, sempre tra l'azzurro, il giallo, l'arancione e il rosa, con queste stelline, stellini, fiorellini in foil oro. Passiamo poi agli stickers. Gli stickers abbiamo i soliti quattro foglietti, dove abbiamo questo che è il primo, davvero carino, questo che è il secondo, anche qua sempre appunto con delle immagini del kit, e
E poi abbiamo quelli un po' più funzionali, dove abbiamo i giorni della settimana e poi c'è sempre il travel. Questo diciamo che è un po' un'anteprima, perché poi fanno uscire spesso i travel notebook. E questi, appunto, con i vari travel, i kit She's Here, che è appunto questo qui, e Planner Babe, che è quello successivo. E poi abbiamo le varie bustine, tazzine del caffè, eccetera, eccetera. Dopo gli stickers vi mostro la penna del kit, che è questo azzurro opaco con la scritta Planners Anonymous, dove all'interno appunto ci sono sempre gli Swarovski con i colori del kit. Poi vi mostro le card. Le card abbiamo questa. E poi questa, questa e infine questa. Andiamo poi ad aprire i die cut, che ormai abbiamo quello grande, lo mettono sempre, è una cartolina, e tra l'altro appunto anche il retro è proprio come una cartolina, quindi volendo si può usare anche la cartolina, cosa che io comunque non farò mai. Poi abbiamo due cornici super belle, perché piegandole appunto si può poi andare a inserire la foto, quindi qua una foto e sul retro rimane questa immagine, e lo stesso per questa. Poi ormai come in tutti i kit c'è la taschina, perché qui ha delle, adesso voi non lo vedete video, ma c'ha le pieghe, praticamente poi si può piegare così, così e così ed essere attaccata su una dashboard appunto per fare la taschina, dove si possono inserire die cut o altre cose. E poi i classici die cut, dove abbiamo la ciabattina e l'altra ciabattina, ovviamente abbiamo il cocktail, un fiore, questo fiore un po' più grosso, quest'altro, e poi abbiamo la girl e le due kawaii. Abbiamo poi i clear stamp, allora questi sono i clear stamp, bellissimi, la cartolina, comunque Endless Summer Vibes, alcuni sentiment, la girl del kit, la vespina, molto carini, sempre veramente carini. Infine questo mese come pezzo forte hanno messo lo stickers book. Allora andiamo subito ad aprirlo, perché sono proprio curiosa di vederlo. Allora è in un materiale molto morbido, una simil pelle, dove c'è la chiusura col bottoncino, e all'interno ha, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taschine, che però sono sia davanti che dietro, quindi ci stanno 16 fogli di stickers, ed è appunto della grandezza giusta per far stare gli stickers del kit, dei kit appunto di Planners Anonymous. Io a questo punto prendo proprio i fogliettini per farvi vedere che ci stanno alla perfezione, quindi questo poi lo riempirò con tutti gli stickers della Planners Anonymous, ed è veramente stupendo. Questo appunto è la fantasia, è uno spunto anche per crearne uno io, visto che mi sembra molto semplice come cosa, quindi può darsi che magari se riesco in un futuro, di te ne ho tante, il tempo e la voglia a volte proprio poca, però se ho tempo in futuro magari cercherò di realizzarlo. E niente, quindi questo era il bellissimo kit Gateway, spero tanto che vi sia piaciuto,
Fatemelo sapere nei commenti, lasciatemi tanti pollici in su, mi raccomando, continuate a seguirmi e io vi ringrazio per essere stati qui, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!